Le immagini del Vesuvio dall'alto dopo gli incendi delle scorse settimane sono davvero eloquenti. Claudio Ciccarone. Non servono molte parole se c'è poco da dire, come quando si racconta la distruzione del parco del Vesuvio per mano criminale. Per raccontare questo scempio basta un piano sequenza, una lunga inquadratura, come questa registrata a bordo di un elicottero del 6° reparto volo della Polizia di Stato. Quelle macchie scure di carbone mostrano dove delinquenti senza faccia hanno cancellato la natura col nero della morte. Laggiù, meno di un mese fa, brulicava la vita. Ora, dopo l'orrore, c'è solo cenere e carcasse. Ma se è vero che con poche parole, con una sola immagine, si può toccare la sensibilità dell'uomo, può darsi che quel testimone titubante, seduto davanti al televisore, ascoltando queste poche parole, guardando questa semplice immagine, rimanga sdegnato e si decida a parlare. Che ognuno faccia il suo dovere di cittadino. Quelle mani sporche di fiamme non sono state ancora lavate.